tornata alle origini, perché ha fatto una scelta che è perfettamente coerente con quello spirito di movimento civico che l'ha vista nascere, e ha fatto una scelta che punta alle donne e ai giovani. Abbiamo il 50% della presenza femminile rispetto a un obbligo di un terzo della legge. Abbiamo fatto meglio di qualunque altra lista, abbiamo un candidato su tre che ha meno di 40 anni, all'interno di questi ci sono più della metà che hanno meno di 33 anni. Credo che questo sia già un elemento sufficiente per caratterizzare la lista e caratterizzare lo spirito. Però quello che tengo a dire è che noi lo facciamo proiettati verso il futuro, ma senza rinnegare niente del passato, perché il nostro passato è rappresentato da due sindaci importanti che hanno dato a Cagliari tanto e che hanno consentito al sindaco attuale, nella peggiore scuola della peggiore politica, di raccogliere dai cassetti progettualità, finanziamenti e tirarli fuori al quarto anno armandosi di nastro e forbici, con il risultato però non solo che tutto quello che è stato fatto era stato già programmato da noi, ma che per il futuro questo sindaco a Cagliari non lascia niente, perché lascia cassetti vuoti. Quanto poi al renzismo che è alla base di questa filosofia, Pier Giorgio ha parlato dell'assessore dei trasporti. Credo che basti solo una battuta. Io ho corso il rischio di non esserci oggi perché ieri dovevo essere a Roma e ho faticato moltissimo, ho dovuto stare in lista attesa per poter tornare. È molto semplice quello che sta succedendo, hanno eliminato completamente la CT2, è evidente che si crea un collo di bottiglia, un affollamento sulla CT1 ed è impossibile partire se non si prenota almeno una settimana prima. Bene, venga pure Renzi a Cagliari, probabilmente verrà a dire, come ha già fatto, che la continuità territoriale in Sardegna funziona benissimo, e probabilmente verrà anche a dire che il sindaco Zedda funziona benissimo. Credo che il valore delle due affermazioni sia esattamente identico. Chiedo in sintesi, io sono orgoglioso che in questa coalizione ci siano 15 liste civiche, qui presente una lista civica sostenuta da un partito che ha avuto il coraggio di cambiare. E lo sta pagando con grande sofferenza, mentre al contrario dall'altra parte hanno preso di tutto e naturalmente adesso hanno l'ambizione di rappresentare l'amministrazione attuale e l'amministrazione anche precedente, visto che tre assessori sono presenti nella dinamica. Ha avuto dei problemi, non è presente il candidato alla presidenza della municipalità di Pirri. Non sarà sfuggita a molti che a Pirri abbiamo presentato 9 liste su 15, il che vuol dire che noi diamo grandissima importanza non solo a Pirri ma a tutte le periferie. Non sarà sfuggita a nessuno che si è stato capace di migliorare via Garibaldi, discutibile, via Garibaldi, si intenderà intervenire su via Manno, hanno fatto via Sassari dove è chiuso persino un negozio cinese, però nessuno parla dei danni arrecati a Pirri a seguito di quella scellerata scelta di mettere quella rotondina, di fare quei lavori. Ma non solo, io segnalo anche che Pirri non ha mai ricevuto con questa amministrazione quella dignità di poter fare delle scelte che gli erano state date dalle precedenti scelte, dalla precedente amministrazione, per dargli la dignità di fare delle scelte a casa loro che fossero pienamente legittime e non in contrasto con la politica cittadina. Non solo, ripetiamo ancora, il nostro attaccamento a Pirri è anche la dimostrazione del fatto che per noi non esistono le periferie. Cagliari, Santa Vendrace, Smirrioni, Sant'Elia avranno la stessa attenzione e la stessa nostra disponibilità a intervenire per creare qualcosa di nuovo, per dare un futuro, una speranza a tutti quei cittadini, tanto quanto il centro di Cagliari. Bene. Bravo Pier Giorgio.